un triste compleanno, quello del Forlanini, che spegne le sue 80 candeline tra l'indifferenza generale e l'amarezza di chi, come il professor Massimo Martelli, ex primario della struttura, ancora si batte per il suo futuro. Un futuro già segnato dall'imminente chiusura del 31 dicembre. All'inizio del prossimo anno, questa eccellenza della sanità capitolina e nazionale, con le sue specializzazioni, i suoi macchinari, la sua tradizione culturale e medico-scientifica, potrebbe svanire nell'oblio per essere inghiottita dal nulla. La Regione Lazio, ad oggi, non ha ancora reso note quelle che potrebbero essere le alternative per possibili destinazioni d'uso del nosocomio. Ma oltre al tema di un suo doveroso recupero, il Forlanini corre il rischio di occupazioni abusive e speculazioni di ogni tipo. Se così fosse, si aggraverebbe il già delicato problema della sicurezza di Roma. Ne abbiamo parlato con il consigliere regionale Fabrizio Santori, con il consigliere comunale Alessandro Norato e con la presidente del 12° municipio Cristina Maltese, che hanno partecipato all'iniziativa Forlanini ieri, oggi e domani, organizzata dal professor Martelli e dall'associazione Forlanini Onlus. Lei si è fatto portavoce di una denuncia proprio per riabilitare questa struttura per evitare il rischio occupazione. La Regione cosa intende fare per un recupero del Forlanini? Io auspico che questa struttura venga ridata ai cittadini, perché sono anni che è completamente abbandonata. Noi l'abbiamo denunciato più volte, abbiamo anche filmato, documentato lo stato di degrado che ha questa immensa struttura, che era un patrimonio ed è un patrimonio per tutti i cittadini romani e non solo, per tutta l'Italia, perché è stata un'eccellenza sanitaria in Italia e non solo, anche nel mondo. Quindi è evidente che la Regione ci deve dire cosa vuole fare. Allora lei mi chiede quale sarà il futuro di questa struttura. Purtroppo ad oggi, nonostante ci sia un impegno regionale con una legge approvata che entro il 31 dicembre dovrà chiudere il Forlanini, non si sa che cosa avverrà dopo. Quindi noi stiamo cercando di evitare qualsiasi tipo di speculazione, perché è inaccettabile questo. Abbiamo presentato qualche giorno fa una risoluzione in consiglio regionale che è stata bocciata dalla maggioranza. Questa risoluzione prevedeva la mancata alienazione dell'immobile, quindi non una vendita speculativa a chi che sia, e il rilancio dei servizi sanitari, sociali che questa struttura può contenere, non solo con un grandissimo risparmio dei costi, perché la ASL Roma D ad esempio ha tante strutture in locazione con milioni di euro che vengono spese, si può fare una casa della salute, si possono fare delle RSA per anziani, delle RSA per persone che sono vegetali all'interno della struttura, ad esempio Lucri è completamente abbandonata ed è qui proprio al Forlanini. Ci sono problematiche di spostamento di alcuni reparti che sono presenti qui, come la medicina nucleare, l'oculistica, la radiologia, insomma c'è una situazione che deve essere assolutamente affrontata. Il 31 dicembre è domani praticamente, quindi ad oggi la Regione Lazio non ha ancora comunicato né presentato né diffuso nessun tipo di progetto, e questo è gravissimo. Noi siamo qui e saremo insieme ai cittadini in maniera forte per difendere questa struttura. Lei riuscirebbe a quantificare economicamente quale sarebbe un risparmio? Intanto bisogna vedere se c'è un coinvolgimento dei privati. Noi siamo naturalmente favorevoli, ma in parte minima rispetto alle strutture pubbliche che ci sono. Il risparmio può essere intanto su 10 milioni di euro solo collegati agli affitti delle ASL, che possono essere collocati all'interno di questa struttura, della ASL Roma D in particolare. La possibilità di fare accordi ad esempio con l'arma dei carabinieri per poter portare una caserma qui all'interno e quindi far risparmiare in questo caso il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e anche sul servizio di guardiania. Inoltre può essere rilanciata la questione dell'INAIL con una struttura apposita, questo anche con accordi con altri enti pubblici che possono far risparmiare fino a 20 milioni di euro. E inoltre c'è tutto il tema invece del coinvolgimento dei privati, con eventualmente dei parcheggi, la possibilità di fare delle strutture anche con eventualmente con delle università. Insomma c'è un tema di risorse che vengono risparmiate da una parte, dall'altra un coinvolgimento di associazioni e realtà del territorio che possono anche accollarsi la riqualificazione di alcuni immobili e rimangono comunque nel patrimonio regionale. Quindi è qui il valore di questa struttura, oltre con un museo e una biblioteca, è proprio il valore dell'immobile, che può essere rilanciato tra qualche anno quando verrà ristrutturato anche in collaborazione con privati e dando però dei servizi ai cittadini. Consigliere Onorato, la chiusura del Forlanini è una grave perdita per Roma Capitale, per la sanità, ma è anche un problema di sicurezza proprio per questa città, nel senso che si ipotizza un futuro di occupazione.
Beh, speriamo di no, insomma, io sono venuto qui per ascoltare, per capire dagli operatori la situazione. Naturalmente la chiusura del Forlanini preoccupa per due motivi. Il primo naturalmente per quello che è la copertura sanitaria, anche se non è competenza comunale. Poi abbiamo un sindaco che insomma si erige spesso a difensore dei pazienti, insomma, visto il suo passato, ma a riguardo non ha detto nulla. Quindi la prima preoccupazione è capire davvero se la Regione ha previsto un piano sanitario di copertura adeguato, vista la chiusura imminente ormai del Forlanini. E la seconda grandissima preoccupazione, visto che noi parliamo di una struttura storica, peraltro da una valenza incredibile come quella del Forlanini, su un territorio di quasi 18-19 ettari, al centro di Roma, ecco, dal primo gennaio che cosa avviene qui? Io domani presenterò un'interrogazione urgente al sindaco. Non è accettabile che il sindaco Marino e il presidente Zingaretti non si parlino tra di loro. Cioè, noi dobbiamo evitare uno dei classici regali che magari potrebbe avvenire verso qualche movimento che, con la scusa della lotta per la casa, qui occupa qualunque cosa, in barba ai regolamenti, in barba alla legalità. Insomma, per noi la legalità viene prima di qualunque altra cosa, anche perché fate attenzione, quando viene occupato qualcosa non è che si esercita un diritto alla casa, si esercita il diritto alla prepotenza, quindi sono proprio le persone più deboli che non hanno la forza o l'ignoranza per violare il diritto altrui che poi alla fine vengono penalizzate. Quindi noi faremo un'interrogazione urgente al sindaco, faremo un esposto al prefetto, perché vorremmo che poi il prefetto controlli quello che sta per avvenire, perché non vorremmo la scoperta o la sorpresa durante le feste dell'Epifania, dove questa struttura enorme, dove già ci dicono che le sale operatorie sono state, insomma, depredate, macchinari rubati, ecco, insomma, vorremmo che la Regione e il Comune si parlino e che ci sia una giusta, come dire, finalizzazione. Insomma, questa struttura così bella e così importante al centro di Roma potrebbe servire per risolvere tantissimi problemi dei romani e non certo non deve essere occasione per aggiungerne altri. Presidente Maltese, è una grave perdita per Roma la chiusura del Forlanini e una sua eventuale occupazione. Abbiamo visto la mobilitazione a livello regionale del consigliere Santori. A livello comunale cosa si sta facendo? Allora, intanto è chiaro che il tema del destino del Forlanini è una cosa che sta molto a cuore a questo territorio. Tra l'altro, in passato il consiglio del municipio, anche perché il Forlanini insiste tutto sul 12° municipio, è una realtà importante ai quali i cittadini sono particolarmente legati, sia per la storia del luogo ma sia per la rilevanza che ha per tutta la città, perché è evidente che è un luogo deputato a parlare a tutta la città. Noi in passato ci siamo mobilitati per accogliere la possibilità di un utilizzo anche di più funzioni che abbiano naturalmente una, diciamo, coesistenza tra funzioni sanitarie ma anche socioculturali, oltre che appunto destinazioni invece di tipo, insomma, di altro tipo. È evidente che questa è la posizione. Noi riteniamo che la parte, soprattutto quella monumentale, il giardino, la parte quella più prestigiosa, comunque non debba essere persa. È una battaglia molto importante che noi stiamo portando avanti. Abbiamo cercato appunto di già, insomma, di esporre sia al comune che in regione qual è la posizione. È evidente che noi non sappiamo cosa sarà effettivamente il Forlanini. Certo, noi vigileremo perché le funzioni pubbliche siano funzioni forti che parlano sia al mio territorio ma anche a tutta la città, quindi sicuramente destinazioni pubbliche importanti dentro questo luogo. Solleciterete anche il sindaco Marino, che è un medico come sappiamo tutti, quindi è sensibile a questo argomento? Certo, il sindaco Marino non solo è a conoscenza ma anche chi ha le competenze per quanto riguarda la destinazione anche futura di questo posto, che è l'assessore Gaudo, che ha proposto comunque un tavolo perché ci si possa confrontare in modo sereno. È evidente che la situazione della sicurezza è un problema che riguarda subito il Forlanini, già riguarda adesso il Forlanini. Il progressivo svuotamento degli ultimi presidi che ci sono qua dentro pongono un problema di controllo, di sicurezza, e già sappiamo in passato come strutture che sono state occupate in realtà poi hanno portato non solo, insomma, all'ulteriore rovina di un... sarebbe davvero una disgrazia per un posto così bello, insomma un'ulteriore perdita, ma anche un tema appunto di convivenza con non solo, insomma, diseredati ma anche microcriminalità.
mobilità, eccetera. Un problema quindi, per la città di Roma in generale? Città di Roma, per il mio territorio, e quindi un luogo così grande, così poco controllabile, deve invece avere un piano di sicurezza che deve partire dal giorno dopo, anzi da adesso, e quindi sicuramente al di là di quelle che saranno le battaglie per la sua funzione, però c'è un tema di sicurezza del territorio, ma della città, che non possiamo eludere, e quindi da domani noi dobbiamo occuparci di questo.